Abbiamo detto, insomma, si dibatte di queste riaperture troppo, troppo poco, troppo presto, troppo tardi. Cerchiamo troppo male, troppo bene, non so, cioè, ci sono tanti aggettivi che possiamo disparità. Usare. Con delle disparità. Allora noi abbiamo in collegamento telefonico il presidente provinciale della Confcommercio di Rimini, Gianni Indino. Buongiorno. Buongiorno presidente, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, beh, intanto una buona notizia è che cominciamo a parlare di riaperture dopo mesi in cui abbiamo parlato solo di chiusure, di mancanza, di ristori, di categorie in grandissima difficoltà. Almeno una notizia buona ce l'abbiamo. C'è questo 26 aprile, insomma, che poi diventa un po' la data del contendere. Lei, presidente, rispetto alle aperture, alle ipotesi che sono state fatte, perché diciamo che ancora di certo non c'è nulla, bisognerà aspettare poi le dichiarazioni ufficiali che vorremmo vedere anche scritte nero su bianco, ma rispetto alle indicazioni date, qual è il suo pensiero? In particolare per le categorie che rappresenta l'associazione. Allora, grazie per l'invito, ma la prima, lei ha parlato di buone notizie. Io francamente sto cercando nella mia mente di ricavarne una almeno una. Almeno perché una, presidente, proviamoci su. Sì, allora diciamo che anche l'ho ribadito al ministro del turismo Garavaglia proprio sabato. Ha detto: riconosco che c'è stato un passo in avanti, è solo questo, cioè siamo passati da un governo delle chiusure a un governo delle timide riaperture. Perché dico questo? Perché questa formulazione della proposta, che ancora, come ha detto lei, non esiste, il decreto non è ancora in qualche modo stato presentato, e ci mette in forte imbarazzo, perché prima cosa il 50% dei ristoranti italiani non ha un posto all'aperto, quelli che ce l'hanno su una superficie non so di 200 metri hanno 20-25 metri, che vuol dire invece di avere 100 posti ne hanno 16. Allora io dico, se questo è dare la possibilità di lavorare, io lo trovo francamente sconcertante, perché questa è una presa in giro. È vero, la volontà c'è, ma è una volontà di gettare fumo negli occhi, perché di questo si tratta. Lavoriamo bene all'aperto, benissimo. Cosa si intende per aperto? Non avere un tetto sopra la testa? Se io ho un ristorante, ne parlavo adesso con un ristorante famosissimo di Rimini qualche minuto fa, se hanno una vetrata che apre completamente, si apre completamente e di fatto consente la circolazione continua del ricambio d'aria, perché non deve essere considerata aperta? E questo potrebbe dare, potrebbe dare un vantaggio alle attività che di fatto non hanno la possibilità di mettersi sul marciapiede, su una strada, occupando. Io devo riconoscere che tutte le amministrazioni si sono adoperate affinché ci fossero le condizioni per mettere a disposizione il suolo pubblico gratuitamente per le attività economiche, in questo caso per il ristorante, per cui un plauso ai comuni. Però bisogna intervenire ancora di più. Noi come Confcommercio lo stiamo facendo, stiamo chiedendo fortemente, e come FIPE naturalmente, stiamo chiedendo sui tavoli del governo già da lunedì mattina, cioè da ieri, stiamo chiedendo di rivedere un attimino quelli che sono le indicazioni, e se si può in qualche modo compiere uno stato di aggiustamento, perché in queste condizioni veramente faremo fatica. Ma sono domande che si fanno tutti. Se c'è una giornata, c'è una bella giornata di sole, dopodiché all'improvviso c'è un acquazzone, andiamo a rincorrere i clienti per far pagare quello che hanno cominciato a degustare? Non li possiamo alloggiare, a ricoverare all'interno dei nostri locali? Anche queste sono domande che abbiamo posto, senza poi, almeno per l'inizio di questa iniziativa, dire, e il ministro lo ha confermato l'altra sera, perché io ho posto anche l'accento su una questione. E noi in questo momento, con le giornate che abbiamo avuto, lunedì sicuramente, di sera, ma anche di giorno avremo una temperatura, se fosse come oggi, quasi accettabile, ma di sera andiamo sui 6-7 gradi. Lei pensa che sia possibile, signor Ministro, ha detto, cenare dalle 6 alle 7, con 6-7 gradi all'aperto?
secondo me no. E poi il spero che abbia confermato, Presidente. Sì, no, lui ha detto, infatti ha detto una cosa, ha detto una cosa. Questo e anche i miei colleghi che erano presenti all'incontro hanno in qualche modo sorriso, ha detto questo è un provvedimento tipicamente romano, perché a Roma con la primavera romana sicuramente i ristoranti sono già tutti all'aperto. E c'è una temperatura a Roma diversa da quella, ha detto lui, dalle mie parti a Varese, sicuramente non ci potremmo mai permettere, in nessun modo ci potremmo mai permettere di poter cenare fuori all'aperto. È interessante questo provvedimento romano, in effetti. Provvedimento romano, l'ha definito così. Interessante, effettivamente, Presidente, sono tante, anche noi in questi giorni ci siamo chiesti come fosse possibile, perché cioè, da una parte fa piacere che almeno si tenti una strada, però forse, come dice lei, la strada non è quella giusta, cioè non lo so, in qualche modo voi avevate, tramite magari anche coloro che poi si sono messi ai tavoli che contano come associazioni di categoria a livello nazionale, proposto alcune idee che magari invece sono rimaste lì nel cassetto. Anche perché c'è poi anche questo famoso protocollo da parte delle regioni che consentirebbe, diciamo, un pochino più di libertà per le attività, che però è ancora al vaglio del comitato e dell'esecutivo. Esatto, sono tutte proposte che noi abbiamo fatto, le abbiamo ribadite ieri, per cui noi assolutamente ci aspettiamo da parte del governo una apertura alle nostre richieste, ma poi che sono delle richieste basate sul buon senso. Io capisco che ci sia qualcuno che storce il naso, e mi riferisco ai virologi in questo momento, che hanno a cuore, come tutti noi, non dimentichiamo che siamo anche noi cittadini, anche noi abbiamo a cuore non solo la salute dei nostri clienti, dei nostri concittadini, ma anche la nostra salute, per cui saremo dei masochisti, dei emuli di tafazzi se noi in qualche modo non pensassimo a questo. Però ci sono delle incongruenze e su questo stiamo cercando di porre rimedio, cioè di mettere sul tavolo della discussione anche le nostre iniziative e le nostre richieste e le nostre osservazioni, che poi vengono dalla base. Cioè, queste sono, come ho detto, parlavo prima con un ristoratore, ma sono le domande che quotidianamente formulano e ci rivolgono i nostri associati. Presidente, allargando un attimo il campo a un altro ruolo che riveste, quello di presidente del SILB, del Sindacato dei Locali da Ballo. Ecco, si inizia a parlare timidamente di riaperture per tante attività, non per questi locali. Purtroppo è così. Allora, io devo dire che le aperture dei ristoranti, bisogna anche capire, dei bar, che anche loro sono molto penalizzati, abbiamo discusso anche di questo, ma dobbiamo iniziare a pensare che queste aperture daranno sicuramente vivacità ai centri storici e porteranno dei vantaggi sicuramente alle attività del commercio, dell'abbigliamento, dei accessori, delle calzature, che in questo momento stanno soffrendo più di tutti. Veramente sono i dimenticati, perché si dice sì, voi potete lavorare e poi alla fine non c'è nessuno, e questo lo potete constatare durante la settimana in giro per la città, e di conseguenza le attività sono di fatto ferme. Questo era un inciso. Detto questo, io la settimana scorsa ho realizzato un video che poi è diventato in qualche modo virale, ottenendo veramente centinaia di migliaia di visualizzazioni, dove puntavo il dito contro il ministro Speranza, il quale in una trasmissione televisiva, senza fare pubblicità, diceva al conduttore, alla domanda, ma quando riapriamo le discoteche? Lui rispondeva, non è una priorità. Ho fatto presente nel mio video al signor ministro che per lui forse non è una priorità, ma nell'immaginario collettivo molti potrebbero pensarla come lui. Ma 300.000 famiglie che vivono di quella roba lì, secondo me devono essere una priorità per il ministro e per il governo. Lo trovo veramente inqualificabile una risposta di questo tipo data da un ministro della Repubblica. Primo. Secondo, il conduttore insiste e dice, ma proprio non c'è una data, ma cosa insiste? Si ricorda lo scorso anno? Lei ricorda lo scorso anno in Sardegna
quando ci fu il libero, apriamo tutto e apriamo discoteche, cosa è accaduto? I focolai che sono andati in Sardegna proprio nelle discoteche? Ho fatto notare sommessamente al ministro della sanità italiana che la Sardegna non più tardi di 30 giorni fa era zona bianca, è diventata dopo 3 settimane zona rossa e mi pare, senza possibilità di essere smentito, che le discoteche fossero chiuse. E allora ho detto al signor ministro, prima di addossare responsabilità gratuitamente ad una categoria, lei dovrebbe fare molta attenzione a quello che dice, perché tutte le osservazioni che fate e tutte le accuse che rivolgete a questo settore sono veramente un segnale di debolezza, perché non c'è alcun riscontro scientifico che attesti che nei locali da ballo tra i giovani ci sia che si sviluppi maggiormente il contagio. Scusate, questo è il mio sfogo. Ma ci sta, perché comunque è un tema aperto, invece secondo me, appunto, non tanto perché l'immaginario collettivo è quello, sì, ma adesso i ragazzi potranno pur divertirsi in un altro modo, non è quello il problema, sono tutte le persone, è tutto quello che gira dietro il mondo, l'indotto, con tante persone, l'economia, che si sono trovate per tanto tempo senza nulla, perché sappiamo che poi anche, insomma, la contrattazione del mondo dei locali da ballo, insomma, anche perché poi ricordiamo quella che è la valenza dal punto di vista turistico di questi locali per una realtà come la Riviera, che si troverà ad esempio per tutto giugno anche a dover fare a meno, come tutta Italia, dei parchi tematici ad esempio, sì. Altra realtà che resta ferma al momento, resta ferma al palo, e guardate, quindi si riduce, guardate, parecchio. Assolutamente, avete centrato il problema. Allora, poi anche con questa green card, con questo tesserino vaccinale, cioè o troviamo delle soluzioni affinché i ragazzi possano muoversi. Cosa abbiamo parlato? Di tamponi? Sono sufficienti un tampone almeno cioè, che venga, sia stato in qualche modo effettuato in un arco di tempo ben definito? Troviamo il modo di dare la possibilità a questi ragazzi di muoversi, perché saranno quelli più penalizzati. Perché il vaccino da loro, se tutto va bene, arriverà a novembre-dicembre. E allora cosa facciamo? I ragazzi qui non li facciamo venire? Li facciamo andare in Grecia perché li possono andare? Li facciamo andare in Croazia, in Spagna? Ma perché dobbiamo in qualche modo essere sempre colpevolmente dei come dire, ci costringiamo ad azioni che poi alla fine si ritorcono contro di noi? Questo è veramente una situazione che non capisco. Ma il coprifuoco, ma di che cosa parliamo? Il coprifuoco, parlavamo prima dei ristoranti, io fino alle 10 posso mangiare, cioè io vado alle 9, alle 10 devo essere a casa, vuol dire non andare a mangiare, a meno che vai alle 7, alle 9 è finito e poi vai a casa. Cioè anche qui, vedete, è una situazione che difficilmente diventa sostenibile. Io sto andando in questo momento in diretta in una trasmissione Rai, non faccio nomi come al solito. No, ma lo può fare, Presidente, a noi non fa piacere, anzi, magari così l'ascoltano. Tra le 10 inizia la trasmissione TG2 Italia, è una puntata di approfondimento nella quale parleremo di locali da ballo e di discoteche. Mi interessa parlare anche dei locali che adesso si chiamano locali per balli di coppia. Balera, diciamo, sta diventando un po' antiquato come termine. Però queste persone che vivono sotto lo stesso letto, sono congiunti, sono conviventi, sono in qualche modo legati affettivamente e anche dalla vita quotidiana, non possono andare a ballare. Ma spiegatemi perché? Cioè, questa è tutta gente, tra l'altro, vaccinata! Perché la maggior parte delle persone che frequenta, cioè adesso sto parlando del ballo di coppia, il liscio e così, sì. C'è quell'altra categoria dei giovani che ballano latinoamericano, quindi già andiamo su un pubblico più giovane, magari quelli li mettiamo in un'altra faccia, ma almeno cominciamo, diamo la possibilità a queste persone di fare un percorso e di iniziare a ballare, anche perché fatta la legge trovato l'inganno. Voi lo sapete che molti locali di latinoamericano, per esempio, chiusi, vedono scimmiottata la loro attività in palestre, che adesso non vorrei accanirmi contro le palestre perché poveretti sono nelle nostre stesse condizioni, per cui non lo farò mai, diciamo in parrocchie, scuole, aule, locali affittati, dove hanno messo sulla scuola di ballo. Che si può fare? Che si
si può fare, perché poi sono stati in qualche modo tutti iscritti ad un ente sportivo come professionisti. Esatto, viene data la possibilità di allenarsi, per cui ballano e fanno tranquillamente. Allora dico, vogliamo metterci giù seriamente, vogliamo iniziare a parlare del nostro mondo con i, come dire, i gestori dei locali e con coloro che in qualche modo sono i diretti interessati, perché puntualmente anche in televisione abitualmente si chiamano sociologi, si chiamano esperti di consumatori, si chiamano giornalisti, senza togliere nulla a voi, mi raccomando, poi si chiamano psicologi e chi più ne ha più ne metta. Quasi mai c'è un gestore di un locale da ballo, quasi mai, e questo lo trovo veramente sconcertante. Poi, visto che volevate farmi pubblicità, stasera alle 10 ci sarà, sui programmi di Rete 4, Fuori dal Coro, è stata realizzata un'intervista a me, a un ristoratore di Rimini, che è Sabioni di Saverio, Amerigo, Sabioni, Sbionta, per cui ci saremo io e lui, io parlo di discoteche, lui di ristoranti, poi su Rai 3. La giornata giusta, Presidente, in cui abbiamo chiamata. Sì, sì. Allora, dove va in diretta, deve dire, ho parlato poco fa con i vostri colleghi. Sto scherzando, chiaramente. Assolutamente. Visto che faccio lo spot, Rai 3 questa sera da Bianca Berlinguer, Carta Bianca, ci saranno i ristoranti di Rimini protagonisti. Beh, questa è una cosa buona, però al di là, insomma, delle battute, io credo che finalmente che si faccia parlare anche le persone che vivono questa situazione, non solo appunto perché viene a mancare un elemento del divertimento, dello stare insieme, ma anche proprio per le tante persone che invece investono e la loro vita è lì, la loro vita, la loro famiglia è lì, perché su questo hanno investito magari tutti i loro risparmi per aprire un locale, un ristorante o un bar. Presidente, noi la ringraziamo. Grazie. Speriamo che si sia riscaldato, così adesso alle 10 è caldo caldissimo anche abbiamo per... fatto un po' di training. Esatto, facciamo il training. Non dimentichiamo mai che i locali da ballo svolgono un ruolo sociale, ma certo, secondo me è socialmente utile, cioè la socializzazione, la condivisione, i sentimenti, gli amori, lo stare insieme, evitare per qualche ora di stare attaccato a un telefonino o a uno smartphone o naturalmente a un computer, secondo me già, e di inacidirsi magari leggendo quello che sono le notizie alle volte, insomma, che si trovano poi in rete. Sono pienamente d'accordo, e noi in Romagna sappiamo che cosa vuol dire. Presidente, grazie per questo suo contributo. Grazie a voi per l'invito. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie mille.